parentesi, trovo aberrante che mentre la città di Arezzo sia scesa in piazza il ministro Boschi, che è aretina, sia stata lì a presentare il libro di Bruno Vespa. Lo trovo un messaggio orrendo, orrendo. Siamo ai limiti della fissazione, tenendo anche conto che però, suo padre era vicepresidente, tenendo conto che lei è azionista, tenendo conto che il fratello ci lavora anche, tenendo conto di altre cose che non sto qui a raccontare. Sulla ripresa, i dati che sono stati sciorinati ora sono veramente inequivocabili, secondo me, però siamo di fronte alla narrazione. La narrazione renziana va tutto bene, tutto bello, e è colpevole anche l'informazione, che spesso ci crede o fa di tutto per crederci, perché è conveniente. Siamo arrivati al punto che abbiamo dovuto sentir dire Expo ha funzionato perché c'erano le file, ma le file non sono un sinonimo di trionfo, altrimenti prendiamo un casellante di Fabbro, su Vabbè, e gli facciamo fare il Presidente del Consiglio, però non, perché le file però sono tante. Non possiamo neanche dire che Expo sia stato un fatto negativo per Milano, non l'ho mai detto. La zappa si non l'ho mai questo, detto, no, Expo è stato né un trionfo straordinario né un flop, è stato un buon risultato, un buon è partito male e è finito alla grande. Senza però, retorica, un buon bravi, evento. Sono d'accordo con te. Qualche dato però, semplice. Quanti sono stati, grazie al Jobs Act, dal 1 gennaio 2015 al 31 ottobre, i nuovi assunti a tempo indeterminato? 2.000. Quanto sono costati questi 2.000? Sono costati 3 miliardi di sgravi fiscali. Ognuno di questi è costato 1,5 milioni di euro. Non mi sembra un gran trionfo. I 10 miliardi degli 80 euro dati ogni anno per prendere i voti, perché per me rimane anzitutto un voto di scambio, sono serviti a cosa? A far vincere Renzi? Bravissimo. Ma hanno smosso l'economia? Non mi sembra. I 4 miliardi a cui rinuncerà il governo perché non ci sarà più la tassa oggi sulla prima casa. Oggi l'Ips da 500.000 contratti a tempo indeterminato in più, dati di oggi. Cioè, la sensazione che io ho è che questo governo, oltre a non essere, oltre a non essere minimamente nuovo, perché se sei nuovo non candidi De Luca, è un governo che comunque risponde anzitutto a chi? Alle banche, risponde a Confindustria, infatti il Jobs Act se l'è fatto scrivere, e quando gli conviene risponde all'Europa. Ma questa è una constatazione. Ultima cosa, se tu vuoi rilanciare veramente il paese, tu combatti anzitutto che cosa? L'evasione fiscale. Qui abbiamo un'economia sommersa di 190 miliardi l'anno. Allora la metà è evasione fiscale. Tu come la combatti l'evasione fiscale? La combatti aumentando il tetto del contante? O addirittura come la combatti? Magari con questa soglia di punibilità che da 50.000 euro è salita a 250.000. Cioè tu nel paese europeo dove c'è l'evasione fiscale maggiore cosa ma fai? Sai almeno aumenti che reato la è punibilità. Quello? È ma sai almeno che comportamento è quello? Ma sai quello che ha appena citato? È il comportamento di chi dichiara che deve di quello che fate voi, non la versa, la dichiara, quindi non sta minimamente nascondendo nulla, la dichiara e la basta prendere la sua dichiarazione e me la devi. E tu la non sai la versa, 250. Non la versa, io avrei tolto il penale in assoluto perché quello certo, non è un premiamoli, ma infatti premiamoli, certo, premiamoli. Chi ha i soldi, gli va applichi le sanzioni amministrative. Grazie, ma dov'è il reato se te lo sta dichiarando? Grazie, e chi non ha i soldi? No, davvero non c'è più il tempo. Ma anche guarda, ma vergognate. Ma si vergogni lei, avete creato gli esodati, avete creato i lavoratori. Io sono intervenuto su questa cosa, non dobbiamo dare tempo alla narrazione. Abbassiamo subito dopo la pubblicità il Presidente della Commissione di Vigilanza.